finito. I processi rappresentano uno dei mezzi privilegiati che le autorità usarono per tentare di ricostituire questo ordine politico uscito distrutto dalla rivoluzione del conflitto fradicida. Interpretando in questo modo, si restituisce pienamente la dimensione rifondativa dei processi livornesi. E questa è l'ipotesi di questo studio di Giacomo Zanasi, che appunto l'autore cerca di dimostrare con questo ragionamento, cioè una giustizia a servizio di questo progetto politico di rifondazione, di restaurazione. Queste alcune delle segnalazioni di oggi, con le quali ci fermiamo perché il tempo è finito. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. 11:29, questa è la rassegna delle riviste di politica e storia con Michele Lembo. Adesso la presentazione del libro di Marco Magnani, Il grande scollamento, timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione. Si è svolto a Roma il 20 maggio scorso, organizzato dal Centro Studi Americani. Oltre a Giusy Desio, vice direttrice del Centro Studi Americani, c'era Alessandro Marchetti, giornalista di Rai News, lo stesso Marco Magnani, Giuliano Amato e Marta Dassù. Buon ascolto. Sono Giusy Desio, sono il vice direttore del Centro Studi Americani e farò un brevissimo indirizzo di saluto a tutti voi, ringraziandovi di essere qui stasera. E vorrei ringraziare in particolare il professor Magnani, perché ci dà sempre l'opportunità di avere tanti giovani, innanzitutto al centro una partecipazione sempre molto qualificata, sia in termini di pubblico che, come vedete bene, di panel. Stasera siamo particolarmente lieti di ospitare questo panel che, se posso dirlo, giochiamo in casa, perché il presidente Amato è il nostro presidente onorario e la professoressa Marta Dassù, chiaramente oltre a tutti gli incarichi che hanno, che non sto qui a elencare, magari ci penserà meglio il professor Marchetti, la professoressa Dassù è il nostro vicepresidente vicario. Ringrazio tutti, soprattutto appunto il presidente e la dottoressa Dassù, e non rubo tempo alla discussione, passo la parola al dottor Marchetti, grazie. Eccoci allora, buonasera a tutti, grazie alla vice direttrice del Centro Studi Americani, un istituto che si conferma, devo dire, davvero un punto di riferimento per un pubblico molto vasto, eterogeneo. Vedo in sala tanti studenti per capire non soltanto le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, ma davvero un po' i fenomeni del nostro tempo con gli occhi occidentali. Io spero di essere davvero all'altezza del dibattito di oggi, che è solo uno dei tanti di altissimo livello che ospita il Centro Studi Americani. La presentazione dell'ultimo saggio del professor Marco Magnani, Il grande scollamento, che è un fenomeno che stiamo vivendo un po' tutti da alcuni anni, sia come cittadini occidentali, anche come consumatori, no? Poi ne parleremo anche ampiamente durante il dibattito. Il saggio è edito da Egea, l'editore dell'Università Bocconi. Tra l'altro avviso adesso che più tardi, alla fine del nostro incontro, il professor Magnani si fermerà anche a firmare delle copie, ci sarà un momento di scambio più diretto con il pubblico. Però appunto spero di essere all'altezza, se non altro per l'altissimo profilo dei relatori. Prima di dare la parola all'autore, a Marco Magnani, non hanno bisogno forse di presentazioni, anche perché, come diceva la vice direttrice, si gioca in casa, sono entrambi di casa qui al Centro Studi Americani, è presidente onorario il presidente Amato, Marta Dassù è appunto il vice direttore vicario, ma forse non c'è bisogno di vicepresidente, chiedo scusa, però appunto ecco qui, spero sia l'ultima gaffe che farò, però appunto non c'è bisogno forse di ricordare appunto il curriculum dei nostri relatori, però appunto il presidente Amato, più volte presidente del Consiglio, tante volte ministro, e Marta Dassù, che dirige da anni Aspenia, una rivista che è anch'essa un punto di riferimento per chi studia le relazioni internazionali. Faccio un brevissimo accenno prima di dare la parola all'autore, perché io ho letto con entusiasmo questo saggio e lo consiglio davvero a tutti, perché anzitutto ha tra i vari pregi quello della divulgazione, perché è un saggio che non lascia nulla al caso
È un saggio che è diretto non soltanto agli addetti ai lavori, ma appunto anche al grande pubblico, forse ancora di più poi agli studenti universitari. È un saggio che non ha la pretesa, se vogliamo, di entrare in dispute puramente accademiche, teoriche, sulla globalizzazione, sull'integrazione dei mercati, sul ruolo del mercato, del rapporto tra Stato e mercato in questi ultimi 30 anni. Ricordo ad esempio il grande dibattito che ebbe nei primi anni 2000 il saggio di Joseph Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori. Era quella una critica puramente keynesiana alla globalizzazione, che in quella fase, no, viveva la sua fase trionfante, il suo momento più alto, in cui i mercati erano più integrati, in cui c'era un libero scambio appunto ai massimi livelli, c'era un livello di prosperità e di libertà economica appunto mai vista fino a quel momento. Il professor Magnani, pur essendo un fan della globalizzazione, lo si dichiara anche nel libro, si tiene lontano da dispute accademiche, ma ci offre una disamina che è davvero esaustiva di quelle che sono le radici storiche della globalizzazione, così come è stata dal dopoguerra a oggi, citando tanti momenti nella storia dell'umanità, pensiamo all'antica Roma, anche all'impero mongolo e via dicendo, passando a esaminare il perché si è affermata in modo trionfante negli anni dalla caduta del muro di Berlino in poi, il suo declino fino ad arrivare al grande scollamento, che è un po' il tema di oggi, la domanda che io porrò anche ai relatori per cercare di capire che cos'è questo grande scollamento, cosa comporta per noi italiani ed europei e quali sono gli scenari, le prospettive per il futuro. Allora passo subito la parola al professor Magnani, che già ha fatto diversi incontri, varie presentazioni in Italia. Allora la domanda aggiuntiva che le faccio è se, incontrando il pubblico, si è accorto che c'è una consapevolezza tra appunto gli italiani che è in atto uno scollamento, che stiamo vivendo una fase nuova, siamo forse tutti un po' meno sicuri nei nostri confini italiani ed europei e quindi dobbiamo guardarci un po' intorno e capire come andrà il mondo quest'anno che è pieno di elezioni e anche il prossimo. Professore. Grazie dottor Marchetti, grazie anche al Centro Studi Americani, è sempre un piacere essere qui e grazie soprattutto al Presidente Amato e a Marta Dassù, perché il bello di lavorare 2 o 3 anni su un libro, che poi se si riesce a presentarlo con persone insomma esperte della materia, è veramente un piacere. E grazie soprattutto a voi per essere venuti. Vedo molti miei studenti, e ci tengo a precisarlo, che hanno già fatto l'esame, quindi come dire, non è di quei meccanismi dove, diciamo, quindi mi fa particolarmente piacere, anche perché alcune di queste idee le abbiamo un po' testate insieme un anno fa quando abbiamo cominciato il corso, mentre finivo il libro. E quindi mi avete in certo senso anche aiutato a elaborare alcuni di questi concetti. Sì, tutti ci stiamo rendendo conto, questo termine rende l'idea, no? Il mondo si sta scollando, lo stiamo tutti vedendo per un motivo molto semplice, perché negli ultimi paio d'anni ci sono tantissimi conflitti, tantissime guerre, ne abbiamo 2 in casa, non dimentichiamo, abbiamo 2 guerre in casa, oltre a un ritorno di violenza in Europa. Però questi conflitti, queste guerre non sono la causa dello scollamento, sono una conseguenza, erano inevitabili, perché questo scollamento, che peraltro è uno scollamento, cerco di declinarlo nelle sue varie dimensioni, non solo economico, commerciale, finanziario, in parte valutario, ma è anche tecnologico, è anche culturale, è uno scollamento progressivo delle istituzioni internazionali, no? Questo scollamento comincia almeno 15-20 anni fa. Ed era inevitabile che arrivasse a maggiori conflitti. Io uso la metafora, no, di questo mondo che si divide sempre più in blocchi, sempre più frammentato, e uso la metafora delle placche tettoniche. No? Le placche tettoniche, lo sapete, si muovono, si spostano, si avvicinano, ogni tanto si scontrano. Il mondo diviso in blocchi, il mondo frammentato, in cui all'interno dei blocchi c'è commercio, sono investimenti, ci sono relazioni, ma tra i blocchi c'è sempre meno circolazione di merci, di persone, quindi anche di idee, di conoscenza. Questo ridursi di queste circolazioni, questo ritornare alle barriere, non solo protezionistiche, né? Anche barriere verso le persone, verso gli scambi tecnologici, ha un costo economico, questo lo impariamo in economia internazionale, le prime lezioni ce lo insegnano,
ha un costo in termini di innovazione, perché quando girano meno idee, meno conoscenza, c'è un costo in innovazione, e ha un costo in termini di maggiori conflitti. Quindi i conflitti sono il risultato, ma lo scollamento inizia, ripeto, almeno 15-20 anni fa. Ci sono tanti motivi, io ne sottolineo tre, che secondo me sono i principali. Il primo è un crescente vuoto geopolitico che gli Stati Uniti stanno lasciando nel mondo. Questo è dovuto a problemi interni, a una crescente polarizzazione interna negli Stati Uniti, che probabilmente ha origine quantomeno non nelle ultime elezioni, quelle famose, no? Ma in quelle del 2000, il novembre del 2000, George W. Al Gore. Poi lì finirono, no, con il gesto elegante di Al Gore, ma lì il paese cominciò a spaccarsi. Poi seguì l'11 settembre, dove aumentò la diffidenza verso il resto del mondo, della Paese degli Stati Uniti, poi i Tea Party, no? Lo spaccamento del paese, fino ad la crisi economica e finanziaria, fino ad arrivare al ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, quel ritiro del 21, no? Mi sembra l'agosto del 21, fatto malamente, che di fatto creava un vuoto geopolitico. Quindi il vuoto geopolitico lasciato dagli Stati Uniti, che non viene riempito. Chi cerca di riempirlo sono queste potenze regionali o aspiranti potenze regionali. Ci sono questi paesi che io chiamo i battitori liberi, cioè paesi che non si allineano di più, come nella guerra fredda, da una parte o dall'altra, ma hanno una loro aspirazione autonoma dal punto di vista strategico. Generalmente sono autocrazie o sono democrazie estremamente populiste. Pensate, i battitori liberi sono, perfetto esempio è la Turchia di Erdogan, molte delle monarchie del Golfo, il Brasile di Lula. Ecco, questi paesi che fanno delle alleanze a breve termine, variabili, da una parte e dall'altra, alleanze militari, alleanze economiche, alleanze politiche, a seconda degli interessi del momento. Quindi questo vuoto geopolitico lasciato dagli Stati Uniti crea un certo caos. Il secondo motivo è che ci sono alcuni paesi che hanno l'obiettivo dichiarato, e lo hanno dichiarato più volte, di scardinare gli attuali equilibri economici e geopolitici del mondo. Sono la Russia di Putin, lo ha sempre detto, lo sta cercando di fare, sono l'Iran e sono la Cina. Non è un caso che tre paesi, c'è anche la Corea del Nord, ce ne sono altri, ma questi tre paesi che peraltro, se guardate la storia, sono sempre stati in grande contrapposizione, cioè l'impero russo e l'impero persiano non sono mai andati d'accordo, la Cina e la Russia non sono mai andati d'accordo. Oggi però hanno un comune denominatore, un comune obiettivo, quello di scardinare, diciamo, l'egemonia americana, l'egemonia occidentale, gli attuali equilibri. Questo crea, diciamo, una forte chi lo fa in maniera naturalmente più aggressiva, cerca di farlo in maniera più aggressiva, come Putin o come anche l'Iran in Medio Oriente, chi magari in maniera più meno aggressiva e più soft, più con una visione di lungo periodo, tipica dei cinesi come la Cina, che però ha dichiaratamente l'obiettivo della de-dollarizzazione, chiaramente l'obiettivo di scardinare, no, l'egemonia americana e così via. Il terzo motivo è la crisi della globalizzazione. La globalizzazione è entrata in crisi, la globalizzazione di cui io, molti pensano sia un libro contro la globalizzazione, tutt'altro. Elenco i grandissimi benefici che ci ha portato alla beneficenza. Le chiamo le tre P: prosperità, progresso e pace. Pace in senso ampio. Cioè la globalizzazione moderna, quella dal 45 ad oggi, ci ha portato una prosperità senza precedenti, ha sradicato dalla povertà miliardi di persone, ha portato un progresso medico-scientifico senza precedenti nella storia, ha portato, se non pace, una relativa stabilità, prima con la guerra fredda e poi con la Pax Americana. C'eravamo illusi che potesse andare avanti per sempre, potesse essere inarrestabile e irreversibile questa, e quindi questo ci ha fatto sottovalutare quelli che io chiamo gli eccessi, i limiti e le distorsioni della globalizzazione, che ci sono. Gli eccessi, per fare il classico esempio che mi piace, è che ci siamo messi a mangiare i kiwi importati da cargo refrigerate dalla Nuova Zelanda, che è una follia, è un eccesso della globalizzazione, questa è un'emissione di CO2 enorme, no? I limiti sono che ci siamo accorti che in un mondo globalizzato dove i paesi sono interdipendenti basta uno shock locale, un evento anche non economico in un certo punto del mondo, e questo ha un effetto sistemico. Pensate alla pandemia, ma pensate anche alla siccità nel canale di Panama o alla siccità a Taiwan, che ha portato a riduzione della produzione di semiconduttori.
Le distorsioni sono soprattutto quelle in termini di distribuzione della maggiore prosperità prodotta, cioè la globalizzazione ha prodotto prosperità, ma la distribuzione tra paesi all'interno dei paesi non sempre è stata ideale, e questo non è stato corretto. Quindi ci siamo un po' distratti e questo ha portato a una crisi della globalizzazione, crisi che è stata rilevata da un punto di vista commerciale, finanziario, già dall'Economist, che ha parlato di globalization, cioè un rallentamento nella crescita del commercio internazionale, maggiori vincoli ai movimenti di capitale, le barriere anche nei flussi migratori che sono sempre maggiori, no? E anche, come dicevo prima, uno scollamento tecnologico, e non mi riferisco tanto ai TikTok che viene, ma lo scollamento tecnologico vuol dire gli Stati Uniti che cercano di non esportare i semiconduttori avanzati in Cina per non dare un vantaggio competitivo, la Cina che utilizza a fini geopolitici il controllo delle filiere delle terre rare. Quindi questo veramente, chi avrà l'egemonia tecnologica, soprattutto l'intelligenza artificiale, avrà l'egemonia del mondo, e quindi c'è uno scollamento di questo tipo. Quindi questo è un po' lo scenario che mi ha portato a lavorare su questo libro. Ripeto, dove vedo il mondo oggi è in un mondo diviso in diversi blocchi, quindi non vedo un mondo che si divide in due blocchi in una vecchia guerra fredda. Negli Stati Uniti e nella Cina hanno quella capacità di attrazione gravitazionale che serve, no? Per essere una... La Cina non ce l'ha perché non ha paesi amici, ha solo paesi o che hanno bisogno della Cina o che hanno paura della Cina. Gli Stati Uniti purtroppo stanno perdendo quella capacità di attrazione anche valoriale, no? che avevano, e quindi non vedo un mondo diviso in due blocchi, ma un mondo che è diviso in più blocchi. Ripeto, e chiudo, come un po' le placche tettoniche, no? Quindi per ora va bene così, speriamo che non ci sia un'ulteriore frammentazione che potrebbe portare al caos geopolitico. Grazie, allora, grazie al professor Magnani. E nel libro, tra l'altro, ci sono nel terzo capitolo diverse ipotesi di quello che appunto le definisce una riglobalizzazione, no? Appunto quello che diceva adesso, un mondo ridotto a blocchi, ma lei non esclude anche la possibilità che ci sia una globalizzazione guidata dai paesi del G7, e, tra l'altro, l'Italia quest'anno ha una responsabilità perché è la guida del G7, in una fase, in un anno particolarmente sensibile per le tante elezioni che ci sono in tutto il mondo, una su tutti quelle americane del 5 di novembre. Però io per il Presidente Amato avrei questa domanda: in un mondo in cui ci sono appunto meno blocchi, o comunque ci sono blocchi meno integrati, e c'è questo scollamento in atto, l'Europa non rischia di fare un po', per le sue debolezze che conosciamo, strategiche, pensiamo alla mancanza di materie prime energetiche ad esempio, non rischia di fare un po' da vaso di coccio, e se intravede lei un antidoto per evitare questo rischio? Scusate, no, non vi sto diffondendo per altre ragioni, misura cautelare per cattive compagnie in casa. Allora, ma insomma, l'Europa se l'è cavata alla grande finché ha dominato l'economia su via. Il problema è che lo scollamento, lo diceva giustamente Marco Magnani, non è un fenomeno recente, è un fenomeno di cui a dir poco ci siamo accorti il giorno dopo la fine del comunismo, quando è stato vero che il mercato da noi incarnato e dagli americani a macchia d'olio è venuto conquistando il mondo, ma non è stato vero che la democrazia liberale, similmente incarnata da noi e dagli americani, dilagasse a macchia d'olio nel mondo. Insomma, il mini test lo abbiamo avuto noi europei con la Jugoslavia. Appena è diventata ex, hanno cominciato a darsele di santa ragione, in realtà.
e non c'è stato verso di convincerli dell'assurdità di questo. Non era dal loro punto di vista assurdo, è stato solo un test di un mondo nel quale i conflitti sono continuati. Fukuyama ha dovuto scrivere nuovi libri perché la storia non era finita, e tuttavia, questo è importante, a lungo la capacità inclusiva dell'economia globalizzata e le capacità mirabolanti della finanza globalizzata, che si sposta comunque a prescindere dai regimi dovunque sia conveniente e segue regole che in fondo ignorano le differenze politiche e istituzionali. Questo è il punto. Sembra che la conflittualità rimanga un fenomeno secondario, in realtà gestibile nelle sedi locali, non capace di rovinare una concorrenza che tra i grandi è ormai sul terreno economico. E quindi qua l'Europa se la cava, in effetti, se la cava con tutti. È in una condizione primaria negli scambi con gli Stati Uniti, e ancora oggi gli scambi che ha con la Cina sono forse superiori a quelli tra Cina e Stati Uniti, sugli 850, se non sbaglio, miliardi, mentre loro sono un po' sotto. E i russi, fratelli non gemelli ma molto minori della Cina, in realtà contano molto meno sul piano economico. Quindi qualcosa è cambiato nello scollamento del nostro tempo. In pratica, insomma, non accadeva mica che tu attraversavi il canale di Suez e c'erano dei missili che tutti sanno essere iraniani che ti prendono e ti beccano la tua nave. Insomma, noi oggi andiamo a difendere i pochi navigli commerciali che osano ancora attraversare il canale. La conflittualità si traduce in ben due guerre che noi abbiamo, e quello che soprattutto spaventa è che la valutazione del bene e del male nel mondo è molto diversa da quella che facciamo noi. Forse la cosa che colpisce di più oggi è questa qua, perché l'allargamento dei BRICS non è l'allargamento di paesi che grazie alla globalizzazione dell'economia stanno arrivando al livello dei primi, come è all'origine il fenomeno dei BRICS, ma è l'allargamento in fondo di un'alleanza politico-ideologica contro l'Occidente. Questo è. Che si ritrova incarnata in dei capifila che per Bacco dalle nostre parti metterebbero paura, in fondo, ecco, perché i capifila poi gira sono la Russia, la Cina, che è il capo in testa, l'Iran. Tutto questo è tanto sconvolgente che nelle nostre università si manifesta contro l'Occidente in nome dei diritti, in qualche modo mettendosi, senza rendersene conto, dalla parte della leadership iraniana che i diritti li fa a pezzi quotidianamente. E però si condivide il giudizio del perdurante imperialismo occidentale su un mondo che finalmente se ne vuole liberare.
E quindi questa visione ideologica ereditata da una realtà del secolo scorso è una visione che si sovrappone alla realtà così come noi la vediamo e determina delle angolature che abbiamo difficoltà a capire. Poi cosa fare? Se noi andiamo in Brasile è più popolare Putin degli europei, oggi. In nome dei diritti contro lo strapotere dell'Occidente, e altro che scollamento. Insomma, quando ci fu la vittoria sul comunismo, fu una vittoria globale del sistema dei valori occidentali, che non era facilmente trapiantabile altrove, ma perché noi pensavamo c'erano dei ritardi. E quindi nella ex Jugoslavia prima loro dovevano liberarsi della loro conflittualità interna e delle rispettive ragioni e poi sarebbero arrivati, cosa che in qualche modo lì sta accadendo. Ma io ricordo le discussioni che facevamo con amici russi che dicevano ci vorrà tempo perché da noi si affermi la democrazia. Non mettevano in dubbio che era una questione di tempo, non di direzione di marcia, ma la questione è diventata di direzione di marcia. Loro si sono messi in marcia verso il loro passato e si sono ricongiunti con il loro passato e vedono un futuro nel quale l'affermazione della potenza russa. Allora, in questo contesto, la debolezza europea è gigantesca, è assolutamente gigantesca. Perché finché è stata l'economia a tirare nel peso e nel ruolo, grazie alla nostra principale invenzione che è stata il mercato comune, noi avevamo dato vita ad un sistema di imprese, di operatori economici assolutamente di qualità. Poi, quando tutto questo ha cominciato ad accadere, noi intanto in qualche modo abbiamo perso anche su questo terreno, perché per ragioni, ora qui ne infiliamo troppe dentro la stessa filiera e quindi diventa complicato, ma non c'è dubbio che il modello manifatturiero che ha fatto le fortune della Germania e dell'Italia in tutto il mondo è un modello che le nuove tecnologie hanno marginalizzato e né la Germania né l'Italia sono state in grado di tenere il passo della Cina e degli Stati Uniti sulle nuove tecnologie, per cui anche economicamente e industrialmente noi ora ci troviamo indietro, ma è sul piano strategico, militare, che è diventato importante. Io credo che, e finisco su questo, dovrebbe apparire tra poco sul Foglio l'articolo di un amico storico, il quale pone un problema che nessuno ha ancora posto. In un mondo nel quale a decidere saranno potenze dotate di deterrenza nucleare, anche se l'Europa riuscisse ad avere una politica estera comune, essendo sprovvista di deterrenza nucleare, potrebbe esercitare un ruolo? E qui, se uno va sui numeri, si accorge che i primi sono i russi ancora ora, con 5.500 erotti testate. Gli Stati Uniti sono secondi con poco più di 5.000, i cinesi seguono con 500,
Noi europei in quanto tali non ci siamo proprio, ci sono i francesi e i britannici che stanno intorno alle 200 ciascuno. Ecco, comincia ad essere posta questa domanda. Questo conferma che questo è un mondo che fa paura e che se c'è un luogo nel quale la paura può fare 90, questo è proprio l'Europa. Benissimo, grazie davvero, grazie al Presidente Amato. Ha lanciato un sasso non da poco il Presidente Amato, però nel continuare il nostro primo giro di interventi, il Presidente Amato dice comunque fino a che appunto la globalizzazione, l'integrazione dei mercati ha retto, l'Europa se l'è cavata alla grande. Poi non bisogna dimenticare, prima l'ho omesso un dettaglio, che in quello che è forse l'anno più elettorale, il 2024, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ci sono anche le elezioni europee che arriveranno a giugno, vedremo anche lì quali saranno le pulsioni, quante saranno le pulsioni antiglobalizzazione nei paesi europei. Però tra quello che, delle cose che ha detto il Presidente Amato, vorrei ripassare la palla a Marta Dassault anche su il ruolo delle rotte commerciali, perché nel suo saggio Il Grande Scollamento il professor Magnani, se non sbaglio a pagina 14, ci ricorda una cosa, che storicamente quello che ha determinato una maggiore integrazione, un maggior libero scambio di merci in passato soprattutto, ma anche servizi poi nell'ultimo secolo, è stata la sicurezza delle rotte commerciali. Presentavano anche citato il canale del Mar Rosso, dove, se non sbaglio, dallo scorso anno si contano un'ottantina di attacchi da parte dei guerriglieri Houthi, che sappiamo essere armati dall'Iran, tanto che si è dovuto attivare una missione, prima guida americana, da qualche settimana, qualche mese, anche una missione navale a guida europea, e si tratta di rendere sicure alcune rotte che sono fondamentali. Allora, dobbiamo aspettarci, Marta Dassault, che quest'anno continuino a essere insicure quelle rotte che sono fondamentali per i paesi europei? Basti pensare al porto di Rotterdam, dove tra l'altro ancora adesso credo che se uno entra con delle navi, con dei cargo, trova ancora la scritta Commercium et Pax, quindi se c'è la pace il commercio, il libero commercio prospera. Marta Dassault. Sì, la famosa frase dove non passano le merci passano gli eserciti, quindi questa convinzione nella relazione virtuosa fra rapporti commerciali e pace è stata una delle, in fondo una, in parte, come dice Marco nel suo bellissimo libro, è stata in parte realizzata, ma in parte è stata una grande illusione. E quello che succede negli ultimi anni è proprio questo, cioè la si scopre attraverso le cosiddette policrisi, e io in queste policrisi metterei il 2008 come una crisi assolutamente decisiva anche dal punto di vista geopolitico. Si scopre che l'interdipendenza crea in realtà una vulnerabilità reciproca nel momento in cui si riaffaccia con molta forza la rivalità fra grandi potenze. Un secondo sul libro, perché è un libro scritto molto bene, bravo Marco, non è facile perché è anche un libro abbastanza lungo, mi piace molto tutta la parte di ricostruzione storica che serve a far capire anche alle nuove generazioni di oggi che la globalizzazione non è un fenomeno contemporaneo, ha avuto dei precedenti storici importanti ed si è sempre interrotta quando si sono avute delle fasi di power transition, di transizione del potere. Quindi siamo in una di quelle fasi di transizione del potere e il grande interrogativo è di capire come andrà a finire, come diceva giustamente Giuliano Amato e come dice giustamente questo libro, che in realtà lascia aperti tutti gli scenari possibili, perché tu Marco alla fine delinei quattro scenari che sono in effetti tutti possibili scenari, cioè la globalizzazione frammentata, la sglobalization, la riglobalizzazione con uno sforzo di cooperazione internazionale,
una globalizzazione gestita ancora una volta dall'Occidente. Io vorrei su questo dire due o tre cose più rapidamente che posso. Non parli granché dell'Europa per i motivi che diceva giustamente Giuliano Amato, cioè che l'Europa, in una partita in cui sicurezza ed economia si contagiano e in cui non prevalgono i mercati ma tornano in auge gli stati con le loro politiche industriali, l'Europa è abbastanza debole, lo sappiamo, sappiamo le ragioni, non abbiamo una vera e propria politica estera comune, non abbiamo soprattutto la forza di investire nei progetti comuni che sarebbero decisivi, come la difesa e come le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale. Quindi l'Europa soffre in particolare il modello industriale tedesco, che si fondava in fondo un po' su una scommessa anche eurasiatica. In fondo la Germania diceva: prendiamo l'energia a basso costo, le materie prime dalla Russia, la sicurezza l'abbiamo delegata agli Stati Uniti, esportiamo in Cina e il gioco è fatto. Ora, questi tre pilastri del modello centrale di riferimento dell'economia europea sono tutti e tre in fibrillazione, come spiega molto bene il libro, e quindi è in fibrillazione l'Europa nel suo insieme. Questo vuol dire che l'Europa sia destinata alla disgregazione, perché tu ne parli così poco di Europa, quasi a dirci che l'Europa non conta. No, chiaramente l'Europa conta molto di più di un paese medio piccolo, di quegli swing states, di quegli stati oscillanti, battitori liberi che tu menzioni, se non altro per l'importanza del suo mercato unico. E qui si apre un grande interrogativo per il tuo futuro libro, cioè come deve posizionarsi l'Europa su questa vicenda, perché potrebbe fondamentalmente fare il battitore libero anche lei, ipotesi 1, che secondo me è nefasta, cioè fare un giorno la via della seta con i cinesi, la via della seta con i cinesi, e il giorno dopo l'appeasement con Putin, e il terzo giorno l'accordo con gli Stati Uniti, oppure decidere di scommettere ancora sulla relazione transatlantica. E qui è un altro grande problema che abbiamo, dipenderà molto da come girerà l'America, tutto sommato. Però io credo che questa sia per gli europei una strada obbligata a rafforzarsi per tentare di giocare questa partita per l'influenza globale e per l'influenza dei valori democratici insieme agli Stati Uniti. Questo era il primo punto. Un secondo punto che mi sembra abbastanza importante è quello che citava Giuliano Amato, cioè il problema della difesa e in particolare della deterrenza nucleare. La realtà è che entriamo in una fase ancora più complicata di così, perché sono molto probabili dei processi di proliferazione nucleare ulteriori. Se guardiamo al Medio Oriente, nella situazione che abbiamo, con le incertezze della shadow war fra Iran ed Israele, che non è più shadow ma è diventata anche aperta, con il fatto che Israele sia una potenza nucleare non dichiarata, con il fatto che l'Iran non sia lontanissimo dalla possibilità di arrivare alla famosa soglia nucleare, che abbiamo abbandonato il JCPOA, eccetera, eccetera, che l'Arabia Saudita vuole tecnologia nucleare dagli Stati Uniti, insomma, la proliferazione nucleare è una possibilità in un'area molto vicina alla nostra. E c'è un secondo fattore che incide sulla questione nucleare, l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai problemi militari, ai problemi della sicurezza. Qua stanno uscendo i primi studi in merito, ma questa combinazione fra intelligenza artificiale nei processi di comando e controllo e armi automatiche che di fatto non sono regolate crea un grosso rischio, cioè il rischio che non ci sia più nel meccanismo delle relazioni su cui si fondava la deterrenza, non ci sia più un fattore umano dirimente. Quindi questo è veramente un terreno su cui bisognerebbe insistere, per quello che diceva Henry Kissinger, e cioè
di considerare che sull'artificial intelligence ci voglia uno sforzo paragonabile al vecchio sforzo di controllo degli armamenti, cosa che Kissinger ha scritto nel suo ultimo libro con Eric Schmidt. Comunque, insomma, è un grosso problema da tutti i punti di vista. Il terzo dato, che secondo me è fondamentale, tu ne parli moltissimo, giustamente, è come andrà a finire fra Stati Uniti e Cina. Per il momento è quella che gli anglosassoni, gli americani definiscono una competizione gestita, cioè un rapporto altamente competitivo, una competizione sistemica, ma in cui c'è ancora moltissimo interscambio commerciale, perché poi le relazioni bilaterali non sono fatte solo dai governi, ma sono fatte anche da una serie di altri attori, e gli attori privati naturalmente anche sul piano americano non vogliono rinunciare al mercato cinese, quindi una competizione gestita con un forte potenziale di andare male se non ci saranno regole comuni, soprattutto attorno alla questione di Taiwan. Tu ne parli molto diffusamente, secondo me molto bene, il libro è veramente da leggere su questo. Una possibilità sulla questione Taiwan è che il processo di delocalizzazione che è già in corso, TSMC, la grande produttrice di semiconduttori che costruisce fabbriche in Arizona, riduca l'interesse degli Stati Uniti per la difesa di Taiwan. Cioè se Taiwan non è più decisiva, diciamo così, per l'industria globale dei semiconduttori, allora anche la sua importanza geostrategica potrebbe ridimensionarsi. L'ultima cosa che volevo dire su Cina e Stati Uniti è che secondo me la Cina è più debole di quanto noi non tendiamo a dire. La Cina sta vivendo oggi una crisi economica interna e di modello che è molto importante. La Cina è in una fase di invecchiamento rapido della popolazione, è ancora nella trappola del reddito medio, per usare le frasi degli economisti, e quindi secondo me non ha tutto questo brillante futuro, e il sorpasso cinese che è stato strombazzato per il 2030 in realtà non ci sarà, mentre l'economia americana va abbastanza bene, però il paese è quello che tu descrivevi, polarizzato politicamente al punto tale da fare sì che avere una politica estera coerente per gli Stati Uniti sia diventato più difficile. E infine, ci sono tutte queste swing powers, queste potenze di mezzo di un mondo che il Financial Times definiva à la carte, che è una bella definizione, che scelgono se commerciare con la Cina, come e quando, in genere lo scelgono, ma anche che rapporti di sicurezza avere con gli Stati Uniti. In sostanza non si schierano fino in fondo, e questo coincide con alcuni processi. Tu insisti molto sulla regionalizzazione, ad esempio, io sono d'accordo, questo mi sembra che sia il primo anno, 2023, in cui la Cina ha commerciato di più con i paesi dell'Asia orientale e con i paesi del Pacifico che non con l'Europa e con l'Occidente. Quindi è una situazione molto, molto frastagliata, molto variegata. Direi che la bellezza di questo libro è che riesce a tenere tutti questi pezzi insieme. Forse se posso farti un unico rilievo, ma veramente unico, è che forse dedichi poca attenzione alle dinamiche demografiche, che pure sono così rilevanti per i pesi internazionali, la crescita demografica o meno dei vari paesi, e sono così rilevanti per le strategie politico-economiche, perché dovremo avere noi delle strategie di crescita economica in fase di regressione demografica, ed è una cosa che non abbiamo mai avuto da secoli a questa parte. E come immaginare appunto di combinare crescita e regressione demografica è un grande interrogativo per i nostri modelli di sviluppo. Grazie a Marta Dassù. Un applauso, perché mamma mia, quanti spunti, davvero tanti. E volevo chiedere però al professor Magnani, tra le varie cose, a parte che mi sembra di capire che Marta Dassù gli ha dato un ottimo un'idea per il prossimo libro, che doveva essere sull'Europa, sul suo ruolo negli anni futuri, mi sembra tra le cose più interessanti è
come andranno le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Allora, ne parlavamo poco prima dell'inizio di questo incontro, a quattro occhi, rispetto alla decisione dell'amministrazione Biden di circa due settimane fa, più o meno, anche meno, anzi in realtà una settimana fa, di aumentare in modo esponenziale i dazi sulle importazioni cinesi e soprattutto su quelle, su quei beni e anche alcune materie prime che sono fondamentali per la transizione ecologica. Sappiamo che l'amministrazione Biden ha messo in piedi un grande piano di stimolo per l'economia verde. Quanto potranno incidere questi dazi, che per inciso, visto che io sono un cronista che si occupa di economia, sono del 125% per le auto elettriche, anche se effettivamente sono poche, è poco il mercato cinese di auto elettriche negli Stati Uniti, però comunque è un dazio che fa paura, che spaventa, del 25% sulle batterie elettriche, ma poi anche del 50% su materie prime come il litio e via dicendo. Quindi si andrà verso una nuova stagione di muri commerciali, visto che l'amministrazione Biden ha passato alcuni anni a demolire quelli che aveva messo l'amministrazione Trump. Sappiamo che c'è una scadenza elettorale, però appunto tra qualche mese che tipo di relazioni commerciali ci saranno tra le due superpotenze? Ma sì, no, in realtà c'è stata una certa continuità. Trump ha, diciamo, introdotto un forte protezionismo, no? Molto demagogico, ma chi si aspettava, no? Che Biden vincendo smantellasse, no? È stato un po' più, mite con gli alleati europei, ma ha mantenuto sostanzialmente una linea protezionista che è ormai una linea, un trend che c'è in tutto il mondo, anche l'Europa, no? Campione di mercati aperti, ha fortissime tentazioni. Il viaggio di Xi Jinping in Europa, a Parigi, è motivato da tanti motivi, ma anche la paura, no, dell'introduzione di dazi, soprattutto sulle batterie, sui veicoli elettrici, eccetera. Cioè è un trend che c'è in tutto il mondo. La Cina, con il piano, famoso piano di anni fa, Made in China 2025, ha tutta una serie di paletti per cui l'X% di certe devono essere fatte in Cina, eccetera, eccetera, altamente protezionistico. L'atto, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, che doveva essere un atto per stimolare l'economia americana, è fortemente protezionistico. Questo giro di dazi, assolutamente preelettorale, no? Per cercare di non farsi scavalcare ulteriormente da Trump su questi temi, ma questa tendenza è in atto dappertutto. L'India ha deciso, lo cito nel libro, un anno e mezzo fa, di non esportare più grano e altri generi alimentari per calmierare i prezzi interni, una forma, no, di chiusura. I dazi, le barriere, quello che dicevamo prima, c'è questa tendenza a chiudersi, no? E a commerciare solo con i paesi cosiddetti amici, che poi bisogna capire come definiamo, no? Questo friendshoring. Quindi è una tendenza generale che ha un costo, no? Questo lo vediamo proprio nel corso di economia base, è un costo economico, ha un costo, i mercati, chiudere i mercati e distrugge ricchezza. Però a volte risponde a una logica, diciamo, di sovranità nazionale, di sicurezza nazionale, di sicurezza alimentare, e può essere giustificato. A volte corrisponde a delle ambizioni geopolitiche, no? Io parlo molto, c'è un intero capitolo dove cerco di spiegare come ormai si faccia un uso a fini geopolitici di qualsiasi cosa, del commercio, del grano, ricatto del grano di Putin. No? L'energia, adesso l'amico Povistelli è dovuto scappare, ma l'energia è utilizzata a scopi geopolitici dall'OPEC in poi, diciamo, poi Putin ce l'ha dimostrato. L'uso dei fini geopolitici delle terre rare, no? E uno dei motivi per cui c'è questa paura e questo protezionismo negli Stati Uniti e penso presto anche in Europa verso appunto i veicoli elettrici è che la Cina di fatto ha il controllo, no, di quasi tutte le filiere terre rare e dei materiali strategici per la transizione digitale ed ecologica. Ho fatto anche un focus su alcune, voi sapete i quattro, ci sono tanti, terre rare sono 17, ma ci sono quattro materiali che saranno assolutamente fondamentali in futuro. Sono andato a vedere chi controlla la produzione e la filiera. Sono il nickel, che interessante che il nickel oggi è usato il 90% per fare dell'acciaio, quindi come dire non è una cosa, però sarà sempre più usato nella transizione. Sono il cobalto, sono il litio e sono il rame. Il rame, peraltro, è notizia, no?
lei che di ieri il prezzo è impennato. Allora sono andato a vedere chi li produce nel mondo e chi controlla la filiera. Controllare la filiera vuol dire non solo magari avere o la produzione in loco o avere i contratti o le esclusive sulle miniere in altri paesi, fare la raffinazione, e questa è la chiave, perché la raffinazione di queste materie spesso ha un impatto ambientale molto negativo, e quindi tra l'altro ho scoperto che gli Stati Uniti alcuni decenni fa erano leader nelle filiere delle terre rare, e poi hanno perso la leadership perché l'impatto ambientale era devastante, e quindi hanno fatto marcia indietro. Oggi è la Cina. Prendiamo il rame, e lo leggevo stamattina, mi sembra, sui quotidiani, il prezzo è il rame. La Cina produce solo il 7-8% del rame mondiale. Il Cile, voi sapete, il Cile da sempre il grande produttore, produce il 27%. La Cina però controlla oltre il 40% della filiera del rame e ha scorte pari all'80% delle scorte mondiali. Tra l'altro il discorso delle scorte è incredibile, perché dalle materie alimentari ai metalli strategici la Cina ha scorte incredibili. Qualcuno dice si stanno preparando la guerra. Le scorte alimentari sono anche un po' un rimbalzo post pandemia, no? Se tu hai 1.400.000.000 di persone, è chiaro che dopo la pandemia prendi paura, eccetera. Però è incredibile, io ho elencato le percentuali, no, delle scorte mondiali che la Cina ha di tutte queste materie, è una cosa veramente importante, anche perché si vuole prevenire eventuali sanzioni da parte dell'Occidente. Quindi questo è un trend, direi, generale. Se posso, faccio però un commento soltanto, e grazie per i commenti molto interessanti che avete fatto, sugli scenari, e poi magari avremo modo. Io è vero che lascio aperto, ma fino a un certo punto, nel senso che prima, dismetto lo scenario di un cambio di egemonia mondiale, proprio per i motivi che dicevi tu. La Cina ha molti più problemi di quelli che pensiamo, quindi non vedo la transizione, no? Dismetto anche i motivi, l'ho detto prima, lo scenario della nuova guerra fredda, dello spaccatura in due per i motivi che ho detto prima. Oggi siamo nel mondo diviso in blocchi. Lo scenario che mi è chiarissimo che dobbiamo evitare è quello di un'ulteriore frammentazione, che chiamo la balcanizzazione, no? Voi citavate, cioè proprio la frammentazione, il caos geopolitico, questo sarebbe, che però è già successo nella storia, no? Il primo capitolo storico, oltre a essere stato scritto perché mi piace la storia, è perché ci insegna proprio questo, cioè a momenti di grande apertura commerciale, e anche di circolazione di persone e di idee, sono seguiti nella storia momenti di grande chiusura. Alla prosperità dei primi è seguita il caos geopolitico dei secondi. Pensate al crollo dell'impero romano, pensate alla fine dell'impero mongolo, pensate, mi soffermo un secondo su questo, perché la Belle Époque, cioè fino all'Ottocento, fino alla prima guerra mondiale, è stato un periodo di globalizzazione straordinaria, no? Tanto c'è una bellissima citazione di Keynes che riporto nel libro, perché Keynes scriveva che all'inizio del Novecento un londinese, evidentemente non proprio tutti i londinesi, solo quelli ricchi, però un londinese poteva, mentre sorseggiava il suo tè, vendere acquistare azioni, titoli di società che operavano in tutto il mondo, l'impero britannico, e questa era la parte più divertente, ordinare merci provenienti da tutto il mondo che venivano consegnate sulla porta di casa. Quindi c'era già, magari non in giornata, ma c'era Amazon. Quindi a momenti di grande apertura sono sempre seguiti. Quindi la balcanizzazione è uno scenario che è possibile e che però va evitato, e poi c'è lo scenario che è auspicabile, ma io ritengo non ci siano le premesse, che è quello invece di una nuova governance globale dove tutti i paesi siano attorno al tavolo e fanno la cosa giusta, anche perché abbiamo delle sfide globali che non c'erano nel passato, che dovremmo affrontare insieme. Non vedo le condizioni oggi, ma anche qui il capitolo storico ci insegna che la globalizzazione non è mai stata dovuta a una governance globale, è sempre stata legata all'egemonia di una grande potenza, dall'impero romano a quello mongolo all'impero britannico. C'è sempre stata, quella moderna è stata garantita prima dalla guerra fredda e poi dalla Pax Americana, che rimpiangeremo nonostante gli errori che sono stati fatti nella Pax Americana. Quindi gli scenari: mondo diviso in blocchi, da evitare la balcanizzazione, quindi il mondo delle placche tettoniche, la globalizzazione delle placche tettoniche, che non è ideale perché ha un costo economico di innovazione dei conflitti, ma è il meglio che possiamo avere in questo momento. Evitare la balcanizzazione, auspicabile ma difficilmente realizzabile, quello che in realtà io veramente auspico in chiusura del libro, e qui mi permetto, perché è stato detto che auspico una globalizzazione guidata dal G7, no, è un po' più ampio, dalle democrazie liberali, che non sono l'Occidente, sono certamente l'Europa e gli Stati Uniti, e questo risponde alla tua domanda, cosa deve fare l'Europa. Deve assolutamente, oggi più che mai, vedendo a Cina e Russia che
in un rapporto non diciamo bilanciato, ma sono fronte comune. Oggi più che mai l'Europa deve avvicinarsi agli Stati Uniti, però deve allargare ad altre democrazie liberali, la Corea del Sud, il Giappone e l'India. L'India può essere veramente l'ago, io dirico alcune pagine dell'India, il l'ago della bilancia. Lo so, infatti siamo qui a aspettare, oltre che la fine, oltre che ci sono modi e modi, esatto. È sicuramente molto corteggiato come leader. Infatti, oltre alla fine delle elezioni, che durano 6 settimane, che stiamo aspettando con ansia, stiamo anche aspettando di capire se l'India, no? Perché l'India è un battitore libero, cioè l'India fa l'esercitazione militare del Pacifico con gli Stati Uniti in funzione anticinese, però compra le armi dalla Russia, continua a comprare il petrolio, salvo che comunque il petrolio all'inizio lo pagava in valuta locale, è tornata a pagarlo in dollari perché non funziona, cioè fa assolutamente il gioco del battitore libero. Però ci tenevo a questo, cioè le democrazie liberali, questo è lo scenario che veramente auspico, non il G7, non l'Occidente. Le democrazie liberali devono tornare a essere un modello attrattivo verso paesi, chiamiamoli quelli del Global South, che è un fronte molto eterogeneo, verso i paesi emergenti, che oggi non ci guardano più, a noi democrazie liberali, come modello né economico, perché la crisi del 2006-2008 ha incrinato, no, il modello liberale capitalista, né ci guardano più come modello politico, perché la democrazia è in crisi ed è colpa nostra, perché la diamo per scontata, e non ci guardano nemmeno più come modello valoriale. Questo secondo me, quindi in realtà lascio aperto, ma manifesto fortemente quello che è il mio vero auspicio nel medio termine, cioè che le democrazie liberali tornino ad essere attrattive economicamente e politicamente dal punto di vista valoriale. Chiaramente è fondamentale che gli Stati Uniti tornino ad essere una guida, diciamo, di leadership sicura anche dal punto di vista valoriale e politico, e l'Europa può rafforzare questa posizione. Grazie. Poi mi sembra di sì, penso che lo meriti un applauso, perché il libro davvero mette insieme tanti spunti interessanti, perché c'è davvero, c'è la storia, tanti passaggi cruciali nella storia dell'umanità, c'è l'attualità e quello che potrebbe essere il futuro. Sentendo parlare l'autore prima, mi veniva in mente, visto che ci ha detto che i momenti di globalizzazione nella storia dell'umanità, di prosperità e di pace, sono stati relativamente ridotti rispetto agli anni e secoli in cui c'era meno integrazione, c'era meno pace tra i popoli, mi è venuto in mente quello che nel dopoguerra disse un economista belga, Paul Bayrock, che collaborava con quello che era l'antenato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il GATT, diceva: attenzione, perché nella storia il protezionismo è la regola, il libero scambio è l'eccezione. Qui dobbiamo un po' abituarci a questo. E per il presidente Amato, io la domanda che ho, visto che prima annuiva, è questa: allora, quello che ci diceva Marco Magnani è anche che periodi di prosperità e di maggiore integrazione tra le aree del mondo sono sempre stati preceduti da conflitti e da momenti di violenza, di rottura. Prima vedevo che lei annuiva quando Marco Magnani diceva: io vedo più probabile un processo di deglobalizzazione che porti ad una regionalizzazione guidata dalle liberal democrazie. È così? Questo è il suo pensiero? Ma certo, insomma, nella storia è capitato più volte che il grande male ha generato il grande bene. In fondo, mai l'umanità è stata così aperta a valori positivi come dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si era beccata la sberla della Shoah, la sberla di milioni di morti in tutti i paesi, dei bombardamenti di Dresda e dintorni. Erano state fatte di tutti i colori. Ad un certo momento il mai più diventa da solo un moto di cambiamento che produce effetti. Insomma,
si è riusciti addirittura a far partire l'integrazione europea, non è che l'hanno inventata quelli del secondo dopoguerra. Progetti di Unione Europea ne erano stati fatti nei decenni precedenti, non erano mai riusciti a vincere gli egoismi nazionali. Per stappare gli egoismi nazionali c'è voluto ancora lo shock della Grande Guerra e il poter dire, beh, insomma, non vogliamo più la guerra. Certo, no, mai più, allora riduciamo i poteri degli stati, che poteri che essi usano per farsi la guerra tra di loro. Quindi è possibile che dal male esca il bene. Io ho l'impressione che continueremo per un altro bel po' col male, finché ne saremo in grado, prima di avere la svolta che tuttavia è possibile e che lui auspica. Noi oggi non siamo in grado di renderci simpatici al Global South e renderci, lui lo dice ripetutamente, renderci simpatici al Global South è fondamentale per evitare appunto questa paradossale, assurda alleanza dominata dai regimi più autoritari e anche più sanguinari di cui il mondo oggi, ahimè, dispone, che è in nome della libertà da noi, della libertà dall'Occidente, della libertà dall'imperialismo. Quello che sgomenta, e insisto su questo punto, è che i nostri giovani hanno ancora un'educazione che li porta a pensare questo. Giorni fa c'era un articolo sul New York Times che dava il curriculum di base, cioè delle letture che ci si aspetta, che l'università si aspetta che una studente della Columbia faccia. Queste letture sono in realtà unilateralmente dominate dalla lotta al colonialismo, per cui in ragione di ciò che questi hanno studiato è evidente che Israele è il massimo colpevole dei mali che affliggono l'area in quanto avamposto ed espressione lì del vecchio imperialismo occidentale. Questa è la lettura che ormai è diventata una lettura ideologica. Noi dobbiamo riuscire a smontare tutto questo, smontarlo in casa nostra e smontarlo in casa altrui. Da questo punto di vista l'evocazione di Mattei in fondo è giusta, perché l'Italia questo esempio a suo tempo lo aveva dato di stabilire rapporti effettivamente paritari con i paesi sfruttati per l'utilizzo delle loro risorse naturali, però è una cosa che non possiamo fare da soli, evidentemente. Se in Italia si è avuta l'idea è una buona idea, ma perché questa idea funzioni come metro sul quale collocare i rapporti con l'Africa, come minimo ci devono essere anche gli Stati Uniti dentro in questa storia qua, in fondo, ecco. Questo volevo chiedere, ma sì. Perché, lo chiedo a tutte e due, perché non siamo più simpatici? Perché la libertà e la democrazia come valori non riescono a fare presa sui paesi emergenti? Questo è un discorso lungo. Intanto la democrazia liberale occidentale a suo tempo volle entrare unilateralmente in stati appena resi indipendenti e tutte le dittature locali facilmente poterono dire l'Europa e gli Stati Uniti ci vogliono appioppare il loro individualismo che distrugge i valori della comunità e della famiglia. Questa storia sta continuando ancora oggi anche per nostra responsabilità. Le nostre società hanno lasciato alle destre estreme i valori comunitari e sono corrose dall'individualismo, in realtà.
guardate che non sempre i papi hanno ragione, ma su questa storia qui hanno ragione e da tempo segnalano che nelle nostre società l'individualismo ha preso un dominio per cui se uno prova a dire che difende la famiglia, insomma, in molti ambienti è un reazionario di destra. Ora è difficile essere accettati in società che hanno molta tradizione dentro di sé, ecco, se si hanno atteggiamenti del genere. In più è evidente, questo nel libro viene detto perché proprio nella parte finale, la radicalizzazione a cui è ridotta la politica, la divisione sociale tra di noi, ci rende un modello temibile, non un modello auspicabile, perché è un modello di divisione, è un modello di permanente colluttazione politica tra le parti, insomma. Se uno vede Trump e Biden dice che non accada mai nel mio paese che io debba fare una scelta in una campagna elettorale come quella, in fondo, ecco, quindi c'è tutto questo, insomma, quindi di strada ne dobbiamo fare per diventare simpatici, perché non ci sono pochissime ragioni per considerarci simpatici, ma pochissime. Il secondo tema però sul quale si può e si deve lavorare è i fili comuni sulle cause comuni. E la capacità della politica occidentale di ignorarle è straordinaria. Mi ha colpito l'altro ieri, un giornale aveva fatto l'elenco delle parole che stanno in testa ai programmi dei partiti italiani per le europee, la parola ambiente non compariva da nessuna parte. Eppure i nostri nipoti probabilmente faranno la fine dei dinosauri grazie a questa politica che se ne frega allegramente. Ora, c'è chi già oggi la vede diversamente, insomma, è un fatto che la Yellen è andata due volte, lei ministro del Tesoro, è andata due volte a Pechino e per due volte si è occupata della possibile collaborazione in materia ambientale. Ecco, questo del terreno ambientale è un terreno talmente importante che acquisterà nei prossimi anni, alla faccia di questi politici che vedono più altre cose come importanti, il mio soppalco e cose del genere, che anche per me è importante, sia chiaro, il mio soppalco, ma forse più per me che per il mondo. L'importanza crescerà, diventerà ineludibile, e allora quello diventerà un filo conduttore di collaborazioni, perché il mondo capirà che soltanto applicando in modo omogeneo e generalizzato determinate regole sarà possibile cavarsela. In tutto questo c'è se noi siamo capaci di portare l'Europa all'altezza necessaria, insomma. E qui, insomma, ecco, se ne potrebbe discutere, ma poche volte, come in questi mesi e anni, si è preso a parlare di beni comuni europei e della necessità di finanziare questi beni comuni con risorse comuni, perché lasciati ai singoli stati frammentano tutto quanto e chi ha i soldi lo fa e chi non ha i soldi in realtà non lo fa, e allora si crea un nuovo sfilacciamento, un nuovo scollamento, insomma. Ora, questa è una cosa interessante, perché guardate che il io non sono in grado di far parte di questo pugilato che vede l'altro come uno a cui rompere le ossa e null'altro, ma
siamo meglio degli americani, noi europei, tutto sommato, e le stesse, chi è nemico dell'integrazione europea? Beh, le destre sovraniste, perché se sono sovraniste sono, ma lo sono molto meno di come sembrava che lo fossero alla fin fine, cioè la percezione che c'è la necessità di muoversi insieme in Europa è una percezione che è assolutamente diffusa, insomma, ecco. Lo slogan più paese mio che non Europa è uno slogan piuttosto marginale nel panorama delle destre sovraniste, che casomai si pongono oggi il problema di come usare bene l'Europa, ecco. Questo fa parte dei segnali che vanno utilizzati perché si riesca a progredire. Poi certo rimangono questioni come quella che, infatti lui non ha risposto perché non ce l'ha, poi un'Europa in cui l'età media più o meno è un'età che sta tra la mia e quella di Marta, mi spiegate quanta strada riesce a fare prima di collassare in realtà, ecco, questa rimane una questione come questa qui. D'altra parte, se noi abbiamo questi problemi, la Cina, tempo fa uscì, e chiudo, un bellissimo servizio dell'Economist sulla Cina, che diceva, vedete Xi Jinping che va a cercare Biden, che vuole ristabilire i rapporti, lui si è accorto che l'economia cinese funziona grazie attraverso l'economia internazionale e quindi farà il possibile perché l'economia internazionale. Certo, gli piace troppo il comunismo. E questa era un'osservazione banale quanto volete, ma giustissima. Cioè, lui è ancora convinto che il comunismo funzioni. E allora vuole allo stesso tempo far crescere la Cina attraverso il mercato internazionale e infilare nello stesso mercato internazionale interferenze del governo cinese che poi provocano quei corti circuiti che portano all'uso del Golden Power, a tutta questa roba qua. Quindi voglio dire, tutti hanno i loro problemi. È possibile che il mondo di domani sia un mondo in cui questi problemi, anziché diventare paralizzanti, li si riesce a sciogliere. In fondo la Cina, qualcuno che il comunismo lo amava meno di Xi Jinping l'aveva avuto in passato, potrebbe ritrovarlo tra i tanti studenti che la Cina manda in giro a dalle nostre parti. Quella classe media che compra tanti beni, grazie Presidente Amato. Ancora una domanda per Marta Dassù, perché forse Marco Magnani voleva una risposta alla sua domanda, cioè perché non riusciamo a essere simpatici ai paesi, alle economie del sud. Mi sembra poi di capire che sia l'autore del libro, sia il Presidente Amato ce l'ha ricordato, ma mi pare che anche lei lo ha scritto in un articolo su Repubblica il 27 di aprile, uno dei beni comuni su cui dovrebbe investire l'Europa è la difesa. Sì, quello non è un modo per farci amare particolarmente il balance of power. No, io su questa cosa che non siamo amati particolarmente direi che due cose sono importanti. Una la scrive molto bene Marco Magnani nel libro, cioè la iperglobalizzazione ha avuto una serie di conseguenze positive che tu hai citato. Fra l'altro la grande crescita della Cina, la grande riduzione della povertà in Cina è in fondo un successo dell'Occidente, perché abbiamo messo la Cina nel WTO, però ha avuto anche delle conseguenze non positive e una serie di promesse non mantenute per i famosi paesi, diciamo, in via di sviluppo, cioè quante volte ai famosi vertici del G7, del G20 e via dicendo abbiamo detto vi aiuteremo a risolvere il problema del debito, quante
diciamo quante risorse abbiamo promesso per la transizione ambientale eccetera, poi non abbiamo mantenuto nulla, quindi quello è le promesse non mantenute, secondo me è uno dei motivi. Il secondo, e quindi la iperglobalizzazione ha avuto vincenti e perdenti, come dici giustamente, tutta una serie di paesi hanno perso o perlomeno non hanno guadagnato granché. E poi certamente la geopolitica post 2001, i vari Iraq e compagnia bella, che sono state una dimostrazione veramente di scarsa lungimiranza, certamente sul teatro medio orientale. Seconda cosa che volevo dire, però non bisogna esagerare, perché è vero che non siamo particolarmente simpatici, è anche vero che in realtà non c'è una grande alternativa, nel senso che se un giovane talento cinese vuole studiare artificial intelligence continua ad andare in America e una grande quantità di persone continuano ad andare in America e non hanno nessuna voglia di andare in Cina, cioè la Cina un po' respinge lei perché è un paese razzista, detto molto rapidamente, un po' non è un modello che attragga in alcun modo, neanche l'America appunto ha più la forza di attrazione di un tempo, però le giovani generazioni vanno comunque a studiare in America e se tu guardi c'è un Marco Polo tracker dei giovani talenti sulle grandi tecnologie e continua a esserci l'America di gran lunga al primo posto, e quindi una cosa importante per il futuro sarà: dove andrà questo talento? Ci sarà una competizione per l'attrazione del talento in cui noi purtroppo siamo dalla parte sbagliata decisamente, noi come Italia, perché abbiamo dei talenti che vanno via invece di avere dei talenti ulteriori che vengono qui. La terza cosa che volevo dire è che il libro è bello perché in questa ipotesi, diciamo così, di globalizzazione che rallenta, si frammenta ma continua e potrà continuare in forme nuove, c'è anche una parte dedicata a quelli che saranno, diciamo così, i nuovi domini, quelli che oggi non vediamo o vediamo poco ma che in realtà si apriranno a partire dalla tua giusta osservazione che poi ogni fase apre poi anche delle novità. E allora tu parli giustamente dello spazio, e qua è già più evidente, c'è la space economy con il suo valore molto importante, c'è il dominio subacqueo su cui il Centro Studi Americani ha appena fatto una gran conferenza, ma che è pieno di risorse, di cavi di telecomunicazione, tu parlavi degli snodi fisici, delle rotte commerciali, c'è da difendere la libertà di navigazione ma anche da difendere la sicurezza di tutti questi cavi sia energetici che per le telecomunicazioni, e poi della nuova rotta artica che vede già predisporsi Stati Uniti, Russia e Cina in modo molto aggressivo. E quindi la domanda che il libro si fa giustamente è: in questi domini che in fondo sono ancora in fieri e dove c'è per così dire una creeping jurisdiction, non so Giuliano, la butto lì, magari non è vero, ma insomma c'è un trattato delle Nazioni Unite molto di riferimento, ma anche sullo spazio, l'Outer Space Treaty, la convenzione sulla nomina, e poi però ci sono i privati che si accaparrano risorse eccetera eccetera, e lì appunto bisognerà vedere quanto cooperativi saremo e quanto invece competitivi saremo, e questa sarà una delle determinanti, diciamo così, della nuova post globalization. Se posso, sì. Chiudo. No, sì. Queste le chiamo le nuove frontiere, no? Le possibili grandi frontiere, sì, di una nuova globalizzazione, ma di una nuova possibile cooperazione. Sì. No? E quindi lo spazio subacqueo, l'Artico e il digitale, ma soprattutto pensavo all'intelligenza artificiale. Cioè, non avrebbe grande senso in questi, ad esempio, in questi quattro ambiti, domini, queste, andare insieme? No? Non avrebbe senso sviluppare e regolamentare insieme l'intelligenza artificiale? Non avrebbe senso andare insieme nello spazio? Peraltro sono costi enormi, no? Insieme intendo maggiori paesi dove ci sono risorse enormi. Non avrebbe senso, ecco, però la sfida è: possono essere frontiere, ma possono anche essere diventare fronti. Tu dici, sì. E in parte lo sono. L'Artico purtroppo già è un fronte, no? La Russia sta, tra l'altro, con un impatto climatico negativo enorme già da qualche anno. No, ci sono già dispute, no? La grande disputa tra Canada e Russia di questo Ridge, cioè già è un fronte purtroppo. Lo spazio, no? Già, però c'è ancora speranza. Non avrebbe senso
anche perché, come diceva giustamente il Presidente Amato, ci sono, parlava del cambiamento climatico, ma ci sono una serie di sfide globali che in passato non c'erano: cambiamento climatico, terrorismo internazionale, mettiamoci anche la fame nel mondo, mettiamoci no, ci sono una serie di sfide che riguardano tutti e anzi che, se non affrontate da tutti insieme, ci possono veramente travolgere, no? E quindi attori razionali, diciamo, no? In un mondo con attori razionali si dovrebbe almeno su queste cose, cioè i blocchi possono continuare, no? Però almeno su queste, ecco, vogliamo, se vogliamo essere ottimisti, quindi possiamo, diciamo, sperare che in queste nuove frontiere. No. Non so se era una delle cose a cui pensava prima il Presidente Amato, cioè collaborare su progetti comuni che al momento attuale le potenze, anche i battitori liberi, sanno essere progetti comuni che riguardano le nuove generazioni. Intanto nel frattempo chiederei anche a, se qualcuno vuole prepararsi domande dal pubblico, tra poco chiediamo magari di interagire se volete fare domande all'autore e anche ai nostri relatori. Però professor Magnani, al momento a bocce ferme, in quelli che sono, che lei ha citato, che di cui si parla nel libro, che è il capitolo forse più affascinante, i nuovi, appunto, le nuove frontiere in cui si può creare una globalizzazione, bisognerebbe muoversi come? Coinvolgendo gli organismi internazionali, bisognerebbe creare nuovi fori di cooperazione, perché al momento ci sono, c'è una delegittimazione dei gli organismi internazionali, dovrebbero, però hanno perso efficacia, hanno perso credibilità. Non stiamo qui, io faccio un elenco del libro di uno per uno queste organizzazioni, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità durante il Covid, dal World Trade Organization che non sa risolvere le dispute commerciali, hanno perso, cioè, quindi c'è bisogno veramente. Il subacqueo, diceva il Presidente Amato, e, tra l'altro il subacqueo è ricchissimo, no? E forse, è più facile che nello spazio, di terre rare, di risorse energetiche, lo conosciamo pochissimo. Fino a qualche anno fa, secondo qualche stima, conoscevamo, aveva una mappatura. Subacqueo non sono gli oceani, sono proprio, no? I fondali, il 5%, oggi siamo al 20%, conosciamo meglio Marte e la Luna rispetto ai fondali, che saranno, potrebbero essere strategici come risorse, non solo energetiche ma anche terre rare e altri materiali, ma che già oggi sono strategiche, perché il 95-96% dei dati, che sono molto di più del petrolio, diciamo, di oggi, sono veramente la risorsa, no, passa in questi, ci passa gas, ci passa petrolio, ci passa reti elettriche, ci passano i dati. E dico solo questo aneddoto perché l'ho scoperto facendo un po' di ricerche per il libro, talmente importante anche dal punto di vista strategico e militare, che mentre tutti, penso, sappiamo che la Cina quotidianamente fa alcune decine di sconfinamenti dello spazio aereo di Taiwan, no? Con aerei militari per vedere la velocità di reazione, i tempi di risposta, eccetera, eccetera. Quello che io non sapevo, probabilmente tu Marta lo sapevi, è che nell'ultimo, mi sembra, paio d'anni o 18 mesi, pescherecci civili cinesi, casualmente, mentre pescavano, diciamo, nelle acque, hanno tranciato, no? Per 25 volte i cavi dei dati di Taiwan. Casuale, non so come faccio un peschereccio, cioè, a tranciare dei cavi. Questo evidentemente, esatto, evidentemente per vedere la velocità di reazione, di rimessa in posa, eccetera, eccetera, e anche per fare la grande prova, diciamo, del blocco dell'isola. Questo per dire quanto strategici sono, no, i fondali marini. E attenzione, perché il Mediterraneo in questo senso, no, ha anche questo aspetto, no, il Mediterraneo che diventa, e quindi questo era solo per chiudere con questo aspetto che mi ha incuriosito, però lascio. Sì, se ci sono, esatto, domande, ecco, dal pubblico possiamo passare il microfono. Sì, grazie. Io mi chiamo Giancarlo Aragona e in passato ho praticato per alcuni decenni la diplomazia. È stato naturalmente un dibattito molto interessante. E per riprendere l'espressione, credo, del Presidente Amato, ma poi anche usata da altri, sul come rendere simpatico il mondo, il nostro mondo, l'Occidente allargato al resto del pianeta.
E naturalmente è un problema molto serio e forse necessiterà degli aggiustamenti al modo come noi abbiamo, ci siamo relazionati con il Global South, insomma quello che significa poi Global South. Ma la domanda che io vorrei porre è che probabilmente saranno, ammesso anche che questo esercizio di aggiustamento per renderci più attraenti, nuovamente attraenti o perlomeno per allargare l'attrattiva del nostro modello, ammesso anche che questo riesca, io lo spero molto fortemente, io sono convinto che però ci saranno dei paesi che almeno per il futuro prevedibile non riterranno il nostro modello attrattivo. Non lo riterranno perché semplicemente ritengono, a torto a ragione, che dietro questo modello vi sia la diffusione di interessi più che di valori o semplicemente del desiderio di commerciare. E allora la domanda, non dovremo a qualche momento accettare che questi diversi sistemi dovranno convivere e continuare a gestire la competizione per evitare che degeneri? Perché io temo che se continueremo ad aspirare a una diffusione quasi planetaria dei nostri valori, del nostro modo di organizzare la società, noi andremo ad uno scontro. Permettetemi poi una nota di cautela. Giustamente si parla molto, si comincia a parlare di deterrenza nucleare europea. E che io ho passato 6 anni alla NATO e mi sono molto occupato di nucleare. Sono problemi enormi e inviterei a usare molta cautela anche nel presentare al pubblico queste questioni, perché pianificare, controllare e gestire deterrente nucleare in condivisione fra tutti i paesi membri dell'Unione Europea è un problema gigantesco. La sfida, sì, raccogliamo, raccogliamo ancora una domanda qui, forse in prima fila, sì. Quindi per cominciare vorrei ringraziarvi per la vostra presenza qua e vorrei fare una domanda più generale un po'. Mi chiamo Cesare Lombardo, sono uno dei studenti del professore Magnani qua alla LUISS e mi dispiace un po' per il mio italiano perché non sono di madrelingua italiana e quindi vorrei parlare un po' di attualità geopolitica, perché avete parlato un po' del triangolo tra la Cina, la Russia e l'Iran e abbiamo imparato oggi la morte del presidente dell'Iran, anche del ministero degli affari esteri. Lo sappiamo che il vero capo sia l'Ayatollah Khamenei, però vorrei sapere un po' il vostro pensiero sul futuro e la stabilità dell'Iran. Vogliamo ancora una terza domanda, poi facciamo un giro di risposte. Prego, ambasciatore Andrini. Sì, grazie. Una breve nota che spero aver visto sulla storia della simpatia e antipatia. Beh, intanto il padrone non è simpatico, in linea generale, e questo forse è dal padrone, però quando è più bravo si va. Quindi il fatto che si continui ad andare in America, dove si prende il meglio, è normale, fra l'altro questo. E ha, a mio modo di vedere, abbastanza poco a che vedere con i discorsi che si sono fatti precedentemente di sistema. Allora, molto rapidamente, il sud del mondo è una conurbazione complicata, però nell'insieme si può dire che la gran parte di questi paesi hanno un sistema istituzionale, riferimenti culturali e valoriali che sono figli della tradizione culturale dell'Occidente. Sono degli schemi che sono stati adottati, approvati, non imposti, recepiti da questi, perché era l'unico modo per crescere. Schemi che si sono sovrapposti, a volte a culture immaginarie, a volte a culture vere. Erano lo schema per crescere, per procedere, per essere riconosciuti nel mondo. Tutto questo ha funzionato, banalizzo e semplifico molto, per molto tempo. Poi che cosa succede? A un bel punto finisce la guerra fredda.
finisce la guerra fredda, allora quel sistema precedente che consentiva però due ipotesi diverse, perché all'interno dell'Occidente potevi seguire uno schema e un altro che rispondeva alle due grandi scelte fondamentali che si erano fatte, diventa uno schema solo, e quindi cioè, il grande trionfo definitivo dei sistemi valoriali dell'Occidente, chiamalo così. Arriva il XXI secolo, l'iperinflazione, la fine del modello liberale, e quindi tutto questo che doveva essere una promessa di crescita equilibrata diventa la componente di una società sempre più diseguale in realtà. E allora ci si comincia seriamente a chiedere se tutto questo ha un senso, ed è molto pericoloso tutto questo, perché dietro in realtà la negazione di questi modelli di riferimento in realtà non c'è molto, a volte c'è una realtà ma spesso c'è molto poco, il che non toglie affatto che la spinta verso la messa in discussione, in contestazione dei modelli organizzativi sociali, chiamiamoli come vogliamo, che erano quelli che noi abbiamo ritenuto di esportare correttamente nel mondo, non funzionino più. Il caso del pericolo, faccio solo un esempio e chiudo, l'esempio dell'India è paradigmatico. Quando Modi dice che per liberarsi dagli ultimi cascami del colonialismo bisogna impadronirsi di una vecchia cultura politica, culturale, morale originaria, quindi della etica dell'induismo, che in realtà è una dimensione incerta, mette in discussione i fondamenti stessi dello Stato-nazione indiana, che sono figli della tradizione politica liberale dell'Occidente, in particolare britannico. Però questa tendenza cresce molto. Allora, che cosa possiamo fare noi per contrastare questa cosa? Non dobbiamo farci rendere più simpatici, perché non è questo il punto in realtà. Dobbiamo cercare di consentire, questo lo diceva in qualche modo Giancarlo Arrigoni, una flessibilità maggiore di questi sistemi, accettare questo fatto che il canone non è, il nostro canone è stato vincente per noi, ci ha consentito di vivere una stagione di straordinaria civiltà e progresso, dalla parte degli altri no, perché il nostro progresso in parte è figlio del non progresso degli altri. Una cosa non da poco, allora chiederei a Marco Magnani, l'autore, di prepararsi la risposta a questa domanda dell'ambasciatore Armellini, poi le altre. Forse il Presidente Amato può rispondere a Giancarlo Aragona, diceva in buona sostanza attenzione perché... Io non ho nessuna voglia di avere una deterrenza nucleare europea, io ho soltanto segnalato che siamo arrivati a un punto tale nel vedere il conflitto come il nostro orizzonte che si cominciano a pubblicare articoli di normali opinionisti che si chiedono: ma è da tempo che si parla di avere una difesa europea, ma è difesa una difesa europea che non includa la deterrenza nucleare? Io leggo e dico perbacco, poi alla mia età vedrete poi voi quello che... No, dai, insomma, non è tanto lontano da me, caro ambasciatore, quindi insomma, ecco, io dico vedremo, bevendo il caffè offerto da Bonolis sulla nuvoletta, vedremo quello che invece qua sotto succede, quindi è... La questione del simpatico-antipatico, parliamoci chiaro, signori, perché poi ne inventiamo di tutti i colori per eludere i problemi che abbiamo. C'è quella dannata, sporca storia che sta continuando ad accadere in Ucraina, condotta da una persona che era un capo dello Stato ed è diventato un criminale, secondo me. Io l'ho conosciuto e l'ho stimato da capo dello Stato. Tre quarti del mondo la vede esattamente nel senso che ha ragione lui e che abbiamo torto noi. Per risolvere una questione del genere conta moltissimo la pressione internazionale. Non è che a un tavolo negoziale cinque persone si mettono lì e a prescindere dal contesto trovano la soluzione. L'opinione che ha il mondo su questa storia è un'opinione che conta. L'opinione che riesce a far propria la Cina, molto influenzata da tutto ciò che ha intorno e che cerca di influenzare, conta. Ecco, a me serve per questo.
cercare di essere un po' più simpatico, perché essere arrivati al punto di avere torto in Ucraina è veramente il colmo dell'essere antipatici. Allora, ovviamente tra le persone, quindi come lo diceva il Presidente Amato, l'opinione pubblica e quindi l'opinione del pubblico anche occidentale che conta sicuramente c'è quella di chi oggi studia e magari abiterà l'Occidente nei prossimi 30 anni, 40 anni. La domanda dello studente era l'Iran. Tra il 75% sì. Del mondo che pensa che Putin abbia ragione c'è Teheran, no? Allora si è fatta un'idea, Marta, dal studio, cosa è successo nelle ultime 24 ore con la morte di Raisi? I voti alle Nazioni Unite dicevano questo, in realtà c'è una vasta area di neutralità, non è che i pro invasione dell'Ucraina, Giuliano, fossero così tanti, però c'è una fortissima area di neutralità che si esprime appunto nei voti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, questo è indubbio, così come è indubbio secondo me che la Cina, che è stata uno dei grandi beneficiari di questa vicenda ucraina, non ha ancora deciso davvero di fare pressione su Putin, cioè fa un po' la cosa che facciamo noi verso Zelensky, cioè gli dà quel tanto che gli consente di restare in gara anche bene. Lo stesso noi facciamo con Zelensky, cioè gli diamo quel tanto che gli consente di sopravvivere ma non di vincere. La realtà è che secondo me l'Ucraina è un caso tipico di no winners wars, non c'è una vittoria militare possibile secondo me in Ucraina e quindi prima o poi io spero che si negozierà in qualche modo, naturalmente è molto importante da che posizione negozi. Quindi entrambe le parti stanno cercando di rafforzare la propria a un futuro tavolo negoziale. Sull'Iran, io non sono un'esperta di Iran, lo dico subito, è un momento molto delicato perché abbiamo visto che l'Iran con i suoi proxies ha sfruttato il dopo 7 ottobre in chiave anti-israeliana. E in fondo in un contesto generale, regionale, diverso, critico per l'Iran, che il libro descrive molto bene, cioè in fondo il tipo di riassetto che gli americani hanno in testa è un riassetto che isola l'Iran, perché si basa sulla normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita, il paese del Golfo, e Israele, e sull'apertura di questo famoso corridoio economico fra India e Asia, che è un'alternativa alla via della seta. Quindi l'Iran ritiene di avere da perdere, diciamo, in questo riassetto regionale. All'interno, questo secondo me è un incidente, cioè non penso che l'elicottero di Raisi sia stato buttato giù da qualcuno, penso che fosse un vecchio elicottero e se volete è un segno. Sì, insomma, ogni tanto questi capi di Stato volano con delle schifezze. Ci sono varie forze in competizione in Iran. L'autocrazia degli Ayatollah guidata da Khamenei, come lei ricordava, c'è tutto il mondo militare industriale, i guardiani della rivoluzione che è in ascesa, è stato in ascesa con Raisi ed è l'erede della guerra Iran-Iraq ed è un complesso militare industriale molto più hardliner. Per esempio c'è chi ha visto nella decisione di fare l'attacco seppur telegrafato a Israele una mediazione fra questa linea più dura e quella di Khamenei, perché Khamenei, se fosse stato per lui, secondo questa tesi degli iranologi, non avrebbe mai oltrepassato la linea rossa di un attacco diretto contro il suolo di Israele, cosa che invece è stata fatta anche se in modo telegrafato, prudente, eccetera. Quindi il vero interrogativo è se dopo questo incidente verrà selezionato un primo ministro, un ministro degli esteri, sono morti in tanti del gruppo stretto di Khamenei,
ancora più radicali, vengono chiamati super conservatori o i super rivoluzionari, non mi ricordo bene, ancora più radicale di quello che c'era prima, mentre i riformisti stessi, perché in Iran esiste anche una corrente riformista, sostengono di non avere nessuna chance. Tutto questo in uno dei paesi che paradossalmente, come dimostrano i movimenti delle donne e così via, è filo americano. Ecco, se c'è un paese, una società che ha più simpatia per noi, paradossalmente è la società iraniana. Quindi uno dei motivi per cui siamo poco simpatici è che quelli a cui siamo simpatici non gli viene permesso di dirlo, quindi vengono semplicemente impiccati sulla pubblica piazza. No, chiudo in maniera telegrafica. Sì, la domanda dell'ambasciatore Merlini è sottile, ma due cose. Una, penso di interpretare il passaggio, Presidente Amato, era: stiamo passando da un mondo in cui contava l'economia e i mercati, e quindi l'Europa come grande mercato contava molto, a un mondo più muscolare, dove conta anche la difesa, l'eserciti e quindi anche il nucleare, e quindi siamo attrezzati come Europa? Forse non tanto. Sono d'accordissimo con l'ambasciatore Armellini, l'esempio dell'India è perfetto. Guardiamo all'Africa, no? Mi sembra ieri il ministro Crosetto diceva in televisione, non ho avuto modo di verificare i dati, che Europa e Stati Uniti hanno investito in Africa 6-7 volte quello che hanno messo Cina e Russia, e tuttavia non contiamo quasi nulla. Gli Stati Uniti perché sono addormentati per parecchi anni, adesso stanno cercando di recuperare, e l'Europa perché va divisa. Non è questo uno dei posti dove dovremmo andare insieme? E lì il problema, io ho tanti studenti francesi, ma il problema principale è la Francia che continua a fare la sua. Sull'Iran faccio solo un commento, Marta è l'esperta di queste cose, quindi non entro nella... Però il paradosso, io la prima cosa che ho pensato, il paradosso di questo incidente è che l'Iran, che è campione tecnologico nel fare i droni che fornisce a Putin per la guerra, e utilizza il regime iraniano la tecnologia in maniera terribile per controllare, perché la tecnologia è fondamentale, no? I pastrani controllano cosa... è caduta su una cosa tecnologica. Questo è veramente paradossale, no? Questo ti dice che se investi tanto nella guerra, forse, no, non investi poi nelle cose, insomma. Cosa era, è la prima cosa a cui ho pensato prima dell'impatto, diciamo, strategico. Bene, benissimo, allora siamo in conclusione, forse. Prego. Un piccolo aneddoto per capire com'è strano l'Iran. Io avevo un eccellente rapporto con Khatami, che è stato il primo presidente riformista eletto. L'autorità spirituale però all'epoca era Khomeini, era il centro a cui anche i Pasdaran allora facevano riferimento. Io vado all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove lo dovevo incontrare tra gli altri, e tra le cose che gli dovevo dire era che c'era, forse era italiano, comunque c'era un ebreo che era in prigione a Teheran e di cui noi chiedevamo la liberazione, in realtà non ricordo esattamente se era allora lui mi guarda e mi fa: sa, anche mio fratello è dentro e io non so cosa posso fare, insomma. Ecco, questo per spiegare i rapporti tra il presidente e l'autorità spirituale alla quale faceva capo il potere giudiziario. Però forse, come abbiamo detto poco fa, la nostra speranza, può sembrare un paradosso, sono i giovani iraniani e appunto la pubblica opinione, una popolazione giovanissima che forse ha una sensibilità molto... Divorzio, esatto, e delle donne. Benissimo, noi siamo in chiusura. Allora, grazie a tutti, il grande scollamento, leggetelo per capire un po' di più che cosa sta succedendo. Grazie a tutti, grazie ai nostri relatori. Radio Radicale, torniamo in diretta, sono le 13:11 minuti, questa è la presentazione del libro di Marco Magnani, Il grande scollamento, timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione, con la vice direttrice del Centro Studi Americani, Giusy Desio, Alessandro Marchetti, giornalista di Rai News, Marco Magnani, che è tra l'altro il docente di International Economics alla LUIS, Guido Carli di Roma e Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, Marta Dassù, direttrice di Aspenia ed editorialista
della Repubblica. Alle 13.15 la rassegna della stampa persiana a cura di Irene Testa e Nazanin Ekder. Alle 13.30 War Room Books, Davide Giacalone dialoga con Roberto Balzani. Poi alle 14 il nostro notiziario del pomeriggio. Vi ricordo la trasmissione serale dedicata alle elezioni europee con i risultati elettorali a partire dalle 23, diretta a cura di Andrea De Angelis e Marco Roberti, con i collegamenti dalle sedi dei partiti candidati a queste elezioni europee a cura della redazione di Radio Radicale. Nel frattempo vi do un aggiornamento relativamente all'affluenza. Scrive la Sky News che l'affluenza è in calo alle 12 e al 24,5% nel 2009.